Allora, ciao ragazze, mi vedete così, giusto per apparire diversa dagli altri video. Comunque sto caricando sempre appunto tutti i video oggi, difatti questo è ancora lo swatch del video di prima. Volevo farvi vedere questi orecchini che ho messo così, che sono uguali alla maglia, ok? E poi se vi piacciono scrivetemelo. Allora, il video che volevo fare adesso era appunto il video su tutti i miei blush, che devo dire che sono un bel po'. E quindi niente. Allora, iniziamo subito. Ce la posso fare? Ok. Iniziamo subito. Allora, come primo blush che trovo è questo qui, ed è della Collistar, ed è la Lower Viso, e questo qui è il numero 1, e Natural Tone, no, toni naturali, ce la farò, ok, ed è questo qui. Quindi si può usare singolo. Questi sono i colori più o meno. Si può usare dal singolo al chiaro, allo scuro. E diciamo che questi appunto sono i colori. Poi, molto bello. Come vi dicevo, io non amo particolarmente la Kiko, però queste cose qui me le hanno appunto regalate. Quindi questo blush qui che sembra bianco ma è rosa 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 confetto, quasi impercettibile, ed è il numero 109. Come vi ripeto, a me le cose della Kiko non piacciono, quindi non sto neanche qui a farvi appunto la spiegazione del prodotto, perché come vi ho detto non vado molto molto a genio con la Kiko, ma non perché, scusatemi, non perché i prodotti non sono buoni o quant'altro, semplicemente che a me i prodotti della Kiko mi fanno un effetto allergico. Comunque, ok. Poi la Loverlight, che anche questo peggio che andare di notte, nel senso che un vero illuminante dovrebbe essere illuminante. Questo quando lo metti lascia i pezzi di glitter, non so come dirvelo, nel senso come ombretto è fantastico. Come illuminante fa schifo, perché lascia tutti i pezzi di glitter. E sembra che mi sono tirata i brillantini addosso. Poi, come ultimi due prodotti della Kiko, basta, così almeno me lo tolgo. È questo qui, che questo qui è quell'unico che mi è piaciuto, è l'unico che ho usato, ed è il Soft Touch Blush, che è il 101, ma era tipo di una collezione di un anno e mezzo fa, quindi non so neanche se qui lo fanno. Beh, se dovessero farlo lo prendo di nuovo, perché quello mi sono trovata meglio. Questo in mille pezzi, così, che è questo rosa fucsia, che è il numero 104. E come ultima cosa di Kiko, spettacolare, questa veramente è l'unica cosa di Kiko che amo, è appunto quella che ve ne ho parlato prima nell'altro video, la 103, la powder compatta minerale, quindi cipria compatta, e questa qui io la amo. Poi, come altro blush, troviamo questo della Deborah, che anche la Deborah non mi piace, però è il Bronzer Peach, ed è appunto un color pesca, forse è per quello che non mi piace. E vedo molto la somiglianza con i Mineralize di MAC, rispetto al packaging, non al prodotto, perché spero proprio di no. Ok, ed è questo colore qui, è aranciato, se
Non mi piace. Ecco, invece una marca low cost che però, che scusate, non mi piace neanche questa, anche questa per problemi di allergie e quant'altro, ma l'unica cosa che non mi ha dato problemi e mi piace veramente tanto, ma tanto tanto, e penso che lo ricomprerò, è questo qui. È un Rimmel London 132, 131 Madeira. Madeira, che non so che colore sia il Madeira, però questo qua dura 30 mesi, quindi ancora, cioè, perfetto. Ed è questo tono scuro che su di me, io i toni scuri li vedo molto bene nelle guance, quindi questo qui straconsigliato. Poi passiamo a questo rossetto della Deborah, che come vi ho detto a me la Deborah non piace. Quindi per evitare di mettere cose che non mi piacciono sulle guance, questo qui messo bene lo possiamo fare come rossetto, come ombretto. E come blush. Solo che poi, essendo che l'effetto rimarrebbe troppo lucido, andremo ad applicarci, ve lo sto facendo in diretta, andremo ad applicarci un po' di cipria. E il risultato è questo. Poi ripeto, le luci fanno schifo. Ok, forse così. Mi piace, non è male. Penso che si possa fare con rossetto. Se non si può fare, scrivetemelo che non lo faccio, giuro. Poi, questo qui, che l'ho dovuto mettere per forza in un sample di MAC, perché mi si era rotto appunto il porta blush, e questo qui è un blush di Dior super 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 fucsia, proprio effetto bambolina bambolina, vedete, bellissimo, tra l'altro pagato tantissimo, mi si è sfracellato. Quindi adesso ho dovuto svuotare un sample di MAC, l'ho dovuto travasare in un altro sample. Questo qui era vuoto, allora l'ho messo qua, così per portare in borsetta è l'ideale. Poi, questo qua, cavolata, ne avevo un altro della Kiko, che è questo qua della collezione Origami, ed è Lot Pink Contouring, ed è appunto una palette. Era una palette. Non l'avevo ancora visto cosa era successo. Ok, era come vedete una palette. Adesso è in mille pezzi. Dopo cercherò di aggiustarla. Comunque, questo qui, questo blush qui in mille pezzi. Poi, questo blush della Lancaster o Lancaster che si chiama Kaleidoscope e fa da cipria, da terra, da blush ed da illuminante, che io amo più che altro il profumo, che è veramente sa di pesca, ma pesca, pesca vera, cioè nel senso, è veramente buonissimo e viene un colore anche molto, ma voi non vedete niente, comunque viene un bel colore e questo mi piace tantissimo. Poi ho questo qui della Shiseido, che è lo 0P2 Optimal Radiance.
C'è scritto qui. Ci sei, do, ed è così. Poi, tu, che questo penso che se si rompa mi piglia un infarto. Ma oggi parlo troppo, perché ogni volta che parlo trovo le cose rotte oggi. Mezzo rotto. Comunque, l'ho perso pure un pezzo qua sul computer. E appunto di quelli. Scusatemi. Ok. Ed è appunto il blush, questo qua, della Too Faced. Così. Ok. Poi, un altro della Collis, sarebbe questo il numero 01, effetto sete, ed è quello in treccia. Allora, sotto è così. E ha il pennellino da guancia più il pennellino da occhi, perché appunto si può usare per tutte e due. Specchietto. E poi, ok, e questo qua. Anche questo è sui toni dell'aranciato. Ed è, forse così lo vedete meglio. Molto bello. Poi questo di Chanel, che come sapete è la collezione delle cose di Chanel, quindi anche questo ha un odore favoloso, perché anche questo sa di pesca. Anche questo pescato, vedete? Ok, quindi questo qui, che vi dirò, questo è molto trasparente, quindi più che altro fa da illuminante, però lo vendono appunto come blush. Siamo quasi alla fine. Poi questo qua di MAC, che è il Flower Power, sarebbe uno della collezione dei blush normali. Ecco che questo blush, devo dire che l'ho rivalutato molto, nel senso che prima, scusate, non mi piaceva per niente, mentre adesso inizia a piaciucchiarmi. Il colore è questo. Scusatemi, tanto io lo so che ogni video qualcosa deve succedere. Se non è un video, poi vabbè, il Gentle, che è tutto il giorno che vi faccio vedere, e il Supernova, che è uno di quelli nuovi. Ne ho perso uno, adesso ve lo prendo. Quindi questo qui. E anche questo è della collezione dei Mineralize, solo che con questo dovete fare veramente, veramente, veramente piano, perché se no fa effetto clown. L'altro che mi sono, anzi, gli altri due che mi sono persa, uno viene utilizzato come ombretto e illuminante, che già vi ho fatto vedere, ma praticamente è nuovo, perché è lo Young Venus, e non lo uso mai perché non mi piace molto, come non lo so. Allora, asciutto e così, figuratevi bagnato. Quindi, per carità, prodotto ottimo, però non mi dice niente, nel senso, io ce l'ho da maggio, siamo a settembre. Sono passati 4 mesi, io non l'ho usato neanche una volta. Zero. Questo invece l'ho comprato 2 giorni fa. È il Deeply Dashing. Ed è, ha 3 funzioni questo. E l'ho preso apposta. Volevo prendere un altro blush, ma invece a sto giro ho preso questo. E la prossima settimana, che prendo fondotinta e correttore, prendo anche il blush. Allora, questo qui ha 3 funzioni intanto. Allora, questo qui viene venduto come
pigmento pressato, difatti c'è anche scritto pigment pressé, ma in realtà si usa per tre utilizzi, cioè ombretto, per delle serate più particolari si ritoccano le sopracciglia, ma quello non è un utilizzo, quindi ombretto, blush che fa da blush illuminante tutto in uno. E fissa, fa da fissatore ai due rossetti che ho comprato, quindi il Plum Dandy e il Plastic. E questo qui, io lo trovo anche questo fenomenale. Ed è questo qua. Guardate quanto ne rimane ancora sul dito. Cioè, e più continui a scrivere, più ancora il prodotto c'è. Quindi è fenomenale anche questo. Leggermente caro come prezzo, per essere comunque un pigmentino prestato. Perché questo l'avevo pagato 21,50 e questo l'ho pagato 26, così. Quindi, vabbè. Poi, come ultimi due prodotti, abbiamo questa, la Dior Bronze, che non è della collezione dei miei Dior Skin, della collezione di Dior, ma questa è la collezione, un'altra collezione di Dior. E c'è anche la plastica, comunque è pieno pieno di glitter. È molto shimmer questa terra, devo dire. Più che altro è un blush. Tra l'altro l'ho comprata a Natale, me la sono fatta comprare e questa qua scade dopo, non lo so, non c'è scritto, non voglio saperlo, spero che mi duri ancora un bel po' perché ce l'ho da un anno quasi e l'ho usata solo una volta. E poi come ultimo, anche per importanza, perché anche questo è nuovo e non l'ho mai usato, Elena Rubinstein. Questo pieno, 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 pieno di glitter, vedete? Perché è molto, 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 scusate, molto trasparente. Eccoci qua. Spero che il video vi sia piaciuto e seguitemi e commentate. Ciao!